Buonasera. Allora, iniziamo oggi la trasmissione Liberi al Pub, che sarà appunto una conduzione con più ospiti. Come vi avevo accennato, oggi tratteremo il tema abolizione del denaro contante, lotta alla criminalità, al riciclaggio, lotta all'evasione fiscale, impatto sul modello comportamentale italiano e compatibilità tecniche. Questi qua sono un pochino i sottotitoli, o meglio, i vari argomenti che volevo trattare insieme ai nostri ospiti che vado a presentarvi. In fila di come diciamo più o meno li ho inseriti, Marco Marchese, che è appunto una delle colonne di Liberi.tv. Buonasera. Radicale, già iscritto, già membro del comitato di Radicali Italiani, e potrei dire, anzi, sicuramente un pubblicista di articoli sulla criminalità organizzata, e sempre diciamo molto interessato un pochino all'aspetto alla lotta tramite strumenti finanziari anche alla criminalità. Abbiamo poi Nicola Magaletti da Roma, Marco Marchese dalla Calabria, Nicola Magaletti da Roma, Nicola Magaletti, autore del libro, autore ed editore del libro La Bibbia dell'aspirante cittadino. Nicola Magaletti si definisce un visionario non rassegnato, da 30 anni sostiene la necessità di abolire il denaro contante in favore di strumenti che garantiscano la tracciabilità delle transazioni. È stato il primo, ricordiamo, a parlare di questo argomento, a proporlo in una trasmissione, niente poco di meno che a dicembre del 93. Altro ospite è Jonathan Pacor, presidente di Confcontribuenti, si batte contro la spesa pubblica, contro la tassazione e contro l'appropriazione da parte dello Stato dei redditi, delle risorse e in definitiva della vita dei cittadini. Jonathan Pacor dal Friuli. Altro ospite che abbiamo, il quarto ospite, è Paolo Musumeci, già presidente dell'associazione Rientro Dolce, associazione appunto, relativa appunto alla galassia radicale che si occupa della sovrappopolazione, del peso antropico su questo pianeta, e revisore contabile e ora imprenditore nel settore dell'energia. Paolo Musumeci si occupa di questioni finanziarie da svariati anni, in particolare di moneta e di immissione di questa nel circuito economico. Allora, noi praticamente io ho pensato di organizzare questa puntata prendendo le mosse dall'ultima puntata di Report che ha rilanciato un'idea, ovviamente non originale, una cosa che già era presente. Relativa appunto alla battaglia, alla lotta per l'evasione fiscale, sull'abolizione del denaro contante. Vado a illustrare questa proposta che è stata trasmessa appunto nell'ultima puntata di Report da Milena Gabanelli, che praticamente consiste in modo sintetico, spero di essere chiaro per tutti quanti, in una tassa sui prelievi e sugli accrediti di contanti, una tassa del 33% all'incirca. I prelievi, praticamente, se si prelevano 100 euro dal conto, vengono levati 50 euro in più, quindi praticamente complessivamente 150 euro. Se si accreditano 100 euro, ne vengono levati praticamente 33, quindi se ne accreditano soltanto 67. Nell'ipotesi di una prestazione da parte di un professionista, possiamo pensare, non so, un idraulico, un qualsiasi tipo di professionista che ci svolge un servizio, una prestazione ipotetica di 121 euro, IVA compresa, oppure appunto, come spesso capita in un accordo tra le parti, 100 euro in nero. Oggi praticamente la realtà delle cose è che entrambi hanno un immediato interesse economico all'evasione. Poi il senso civico e di legalità dovrebbe bastare a sopperire, ma sappiamo che spesso purtroppo non è così. Sempre appunto ricalcando la proposta di report, diciamo, possiamo chiamarla così sinteticamente, per pagare si prelevano contanti, quindi si paga una tassa, praticamente il cliente sarebbe disincentivato a pagare in contante.
da parte sua il creditore che volesse evadere l'IVA e che quindi desiderasse comunque sia essere pagato in contanti, magari con un ulteriore sconto, poi al momento del deposito di questi contanti che prenderebbe, che riceverebbe nel deposito appunto sul suo conto corrente, gliene verrebbero scalati appunto un terzo pari alla tassa ipotetica di 33%. L'idea appunto, come ho detto, è un'idea appunto che in rete è abbastanza diffusa. Io darei appunto l'avvio al dibattito per parlare appunto di questo argomento, facendo un giro appunto di opinioni con i nostri ospiti, più o meno dando la parola un 5 minuti a testa, così che possiamo, siccome sono tre argomenti, che adesso vi vado a illustrare il primo, appunto lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio, dando appunto la parola 5 minuti a testa per argomento, dovremo più o meno stare nell'ambito dell'oretta, di un'ora di trasmissione, che è appunto l'orario che abbiamo, il tempo che abbiamo più o meno previsto di dedicare a questa trasmissione. Allora, dopo aver appunto illustrato qual è l'idea di partenza, veniamo appunto a esaminare il primo aspetto, che è appunto la lotta all'evasione e al riciclaggio. È un aspetto decisamente virtuoso appunto dell'abolizione del denaro contante, per la cessazione di tutti, sarebbe quello della cessazione teoricamente di tutti i crimini che si basano sulla sottrazione di contante, come rapine, furti, ma anche di oggetti che altrimenti sarebbero difficilmente ricollocabili anche nel campo del contrabbando. Avrei un rammarico perché cesserebbe anche la libera prostituzione, ma ottimamente scomparirebbe lo sfruttamento della prostituzione. Questi sono, diciamo, gli aspetti più accattivanti, però mi chiedo, dato il carattere imprenditoriale che ha assunto la nostra criminalità organizzata in forma di mafie, lobby illegali, questo sistema potrebbe essere un deterrente, dato che è dimostrato, per esempio, che il riciclaggio si serve di sistemi legali attraverso la diffusa pratica dei prestanome anche legali, delle partecipazioni azionarie, quindi già tracciabili. Cioè, come evitare che l'abolizione del denaro contante abbia solo il risultato, mi sarebbe poco, di tassare l'economia praticata da questo tipo di criminalità piuttosto che un rimedio contro la criminalità stessa? Ecco, questo è il primo dei, diciamo, sottoargomenti che avevo ipotizzato, e cominciare appunto, come vedo, darò in ordine di come vedo nella chiamata a Skype la parola, per esempio, da Paolo Musumeci, dando a lui la parola appunto più o meno per 5 minuti per opinare su questo. Poi parleremo appunto degli altri due argomenti, che è modelli comportamentali italiani e compatibilità in termini tecnico-strumentali. A te, Paolo Musumeci. Sì, allora, velocemente, così, anche un excursus, perché queste norme antiriciclaggio in Italia mi sembra risalgono al 91, dove all'epoca fu introdotto il limite dei 20 milioni, poi nella conversione in euro divenne 10.000 euro. Allora, queste erano norme antiriciclaggio, si riferivano a delle direttive europee, e soltanto di recente è venuto fuori che questo tipo di normativa deve essere anche utilizzato, perlomeno può essere anche utilizzato per l'evasione fiscale, perché stiamo parlando di due cose completamente diverse, evasione e antiriciclaggio. Soltanto oggi abbiamo questo primo filo che le unisce. Per quanto riguarda, allora, la tassa sui prelievi e accrediti dei contanti, io credo sia, cioè, mi dispiace per Credit Report, ma direi quantomeno una buffonata, perché o si fa una scelta di dire aboliamo completamente la moneta cartacea e metallica, oppure se c'ha circolazione deve poter circolare. Ma vi dirò di più, se io non voglio che essere tassato, non la metterò mai in banca e non la prevelerò mai, quindi continuerò ad andare a giro coi sacchetti, come succede in alcuni paesi iperinflazionati, piuttosto che arrivare alla tassazione. Quindi mi sembra abbastanza un po' deludente, da una trasmissione del genere, questo tipo di proposte. Per quanto riguarda quindi evasione, l'evasione, io ho fatto per tanti anni il commercialista, quindi purtroppo, come dire, è sempre un settore dove si rimane molto vicini e certe cose si intravedono, si vedono, si intuiscono, quando poi a volte alcuni colleghi più spregiudicati magari vanno anche oltre. Non credo che l'abolizione del contante arrivi a
a risolvere questa problematica qua, perché oggi la gente si scambia di tutto. Nella criminalità non è soltanto il denaro quello che fa poi il mercato di determinate cose. Basti pensare che se si va a fare una ricerca fra adolescenti, le marchette se le scambiano con le schede telefoniche, quindi non c'è bisogno del denaro, ma basta avere la schedina, ora non faccio i nomi, di una delle compagnie telefoniche, chiusa, imbustata, al suo valore c'è scritto facciale e mi rappresenta esattamente un tipo di moneta. Poteva essere durante la seconda guerra mondiale un chilo di zucchero, però il coso viene comunque fatto, quindi non è così che si abolisce la criminalità d'amblè. Se si va poi a ragionare anche su termini paese, non è assolutamente vero che l'Italia è un paese di delinquenti, perché è soltanto una questione di come è fatto il nostro sistema economico, dove ci sono tutta una serie di microimprese dove è più facile evadere, dove è più facile rubare, nei sistemi americani, danesi o nordeuropei, dove le imprese sono più grandi, ci sono per forza maggiori controlli e quindi più difficile porre in essere il tipo di evasione. Quindi all'italiano piuttosto che al danese o all'americano, se come dire, su 100 capita l'occasione di rubare, metti 30 o 20 rubano, ma è uguale per, diciamo, per tutti i paesi. È proprio una forte questione umana più che etnica o di nazione. Questo ci tengo a dirlo, perché a volte si passa per il paese dei ladri, dei farabutti, in realtà è soltanto una questione di sistema economico che è diverso, perché è basato su microimprese, su cose che insomma, in altri paesi no, e quindi vi sono più occasioni di rubare. Per quanto riguarda invece l'antiriciclaggio, continuiamo a filtrare il plancton per fare la caccia alle balene, perché noi andiamo a vedere l'antiriciclaggio, accomunarlo alla parrucchiera di Levanto, che evade anche parecchio, però è così, ma nel frattempo ci passano sopra le balene, che sono aumentate impulsi in conti correnti cifrati, che possono essere allo IOR piuttosto che in determinate banche di alcuni paesi che comunque sono cosiddetti della blacklist, e se li scambiano lì i soldi. Quindi io commetto il crimine in Italia e mi scambio i soldi alle Cayman, mentre, come dire, il povero vecchietto che non riesce, magari non ci viene nemmeno bene, è lì che col bancomat deve fare il prelievo, e forse poi lo tasseranno anche al 33%, perché è anche più divertente fare questo tipo di operazioni per andare a dar fastidio ad alcune persone. Noi eravamo un paese dove negli anni 50 abbiamo avuto una crescita miracolosa, sicuramente aiutata anche dall'estero col piano Marshall, ma autofinanziata attraverso le cambiali. Poi la legislazione ha fatto in modo e maniera che, come dire, chi non pagasse le cambiali di fatto non venisse punito, e quindi non vi era più certezza per chi prendeva questo strumento, che era personalistico, no? E tutto, di poterlo utilizzare, perché non aveva modo di recuperare eventualmente gli impagati. Siamo passati agli assegni e di fatto è fatta esattamente la stessa cosa. Se oggi vi capita di prendere un assegno, lo portate nella vostra banca, lo depositate, viene per caso scoperto, la banca ve lo rimanda indietro quando sono passati i giorni per i quali voi potete fare il protesto. Questa è una cosa matematica, mi è accaduto più volte. Grazie Paolo, ti interrompo, volevo prego rispettare i minuti, perché sennò non li la facciamo a starci tutti. Certo, certo. Allora, in fila dopo vedo Nicola Magaletti, a te la parola. Sì, dunque sull'iniziativa della Gabanelli io intanto la devo ringraziare, cioè perché sta ponendo all'attenzione pubblica questo tema, che come vi aveva anticipato Gianni Colaccione, io praticamente tratto da 20 anni. Cioè la prima volta ci sono arrivato su quel Maurizio Costanzo Show del dicembre del 1993, ci fu veramente una grossa audience di 5 milioni di persone, infatti tanta gente mi contattava, anche se io l'argomento lo studiavo addirittura da 10 anni prima, quindi veramente la vita lo studio. Poi in questi 20 anni mi sono laureato in economia e commercio, chiaramente con attenzione a questi temi, ci ho scritto un libro,
cioè che cioè mi permetto di mostrarvi perché tutti i temi, cioè la Bibbia dell'aspirante cittadino, perché tutti i temi li tratta in maniera organica. Infatti quello del denaro è uno dei 10 punti che tocco. Quindi bravissima la Gabanelli che ha tirato fuori, cioè, ha posto all'attenzione dell'opinione pubblica di Monti, diciamo, questo argomento, e io spero che sia l'inizio effettivamente per fare in modo che l'Italia si allini inizialmente al, diciamo, ad altri paesi europei per ciò che riguarda l'uso dei contanti, per arrivare possibilmente ad abolirlo totalmente. Ciò che la Gabanelli propone, cioè di tassare il contanti, anch'io sono abbastanza d'accordo con Paolo che forse non è la misura più idonea, però apprezzo lo sforzo della Gabanelli di cercare di andare nella direzione dell'abolizione del denaro, cercando in qualche modo di comunque non costringere, cioè, la gente a non farne più uso in maniera traumatica, ma cercando un sistema che incentivi la gente a farne meno uso. Cioè, quindi la finalità è sicuramente buona e per questo apprezzo molto la Gabanelli. La risposta che però ha dato, a mio avviso, cioè va contro, così come scrivo nella Bibbia dell'aspirante cittadino, va contro ciò che io auspico, cioè vale a dire una semplificazione, cioè, della nostra vita burocratica, che è anche fatta di rapporti col fisco, cioè di quella caterva di leggi, cioè, che veramente ci sta ossessionando, appunto, che anche diversi governi hanno cercato di fare degli studi appositi per eliminare tutta una serie di leggi che ha dubbia utilità. Io sono contrario al sistema che propone la Gabanelli per ciò che riguarda la disincentivazione, e sarei proprio per un'abolizione totale, diciamo, del denaro. Realizzata come? Praticamente eliminando quei inutili registratori di cassa, richiedendo al loro posto, cioè, che vengano messi, cioè, che ogni partita, persona giuridica, quindi ogni partita IVA, abbia il proprio POS. Così come in ambito giudiziario si è capito che per eliminare i 3.000 camminatori, cioè, che portano le notifiche agli avvocati, è sufficiente che ogni avvocato si doti della sua casella di posta certificata, il che velocizzerebbe tutti i processi, diciamo, della giustizia. Se gli esercenti avessero soltanto dei POS, cioè al posto del registratore di cassa, dove ci vuole un fichiere dietro ogni registratore per accertarsi che effettivamente tutti paghino, tutti battano la ricevuta, col POS, cioè quando progressivamente sarà eliminato il denaro fino alla totale eliminazione, se non paghi, diciamo, con la tua brava carta di credito oppure col tuo bancomat, di fatto non puoi pagare l'esercente. E anche ciò che diceva Paolo, cioè che si potrebbe pagare con altri sistemi, cioè che sia la schedina telefonica piuttosto che con altri beni, io voglio immaginare, insomma, al bar che ti fai il caffè, no? Con la scorta debba fare dello zucchero come avveniva in guerra, piuttosto che altre cose equivalenti, no? Quindi l'eliminazione del denaro tenderebbe ad eliminare le transazioni illecite, ma più che eliminarle, a scoraggiarle. Cioè, così come il denaro è stato un grande motore di sviluppo, per in modo che si superasse, diciamo, il baratto, quindi sia come unità di conto che come portavalore nel tempo e nello spazio, è stato un grandissimo motore di sviluppo. Cioè, ormai con i nuovi sistemi informatici che abbiamo, diciamo, con l'evoluzione delle tecnologie, eccetera, di cui parleremo forse al secondo o al terzo punto. Nicola, infatti adesso volevo interromperti perché i tuoi 5 minuti sono passati e poi dopo tanto facciamo un altro giro, e voglio dare la parola a Marco Marchese. Allora, eccoci qua, grazie. Allora, io sull'abolizione del denaro contante volevo dire questo. Allora, la trasmissione Report ha il pregio
di aver ricordato un po' questo argomento, aver dato il là, hanno fatto una bella inchiesta, c'è anche io delle forti perplessità sul discorso della tassazione del contante, perché mi sembrano sistemi assolutamente complicati, quando invece noi in Italia abbiamo bisogno di sistemi assolutamente semplici. Io ho scritto anche qualcosa su questo in un mini saggio sulla lotta alle corruzioni che recentemente ho fatto circolare nel mese di gennaio fra i componenti del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Si è aperto un minimo di dibattito, poi si è raffreddato, adesso si sta rianimando. E personalmente abolirei il denaro contante e lascerei in circolazione soltanto le monetine. Ma per dei motivi molto semplici. Allora, noi abbiamo parlato di evasione fiscale, di criminalità, di corruzione, partiamo da questo presupposto: l'abolizione del denaro contante è un aiuto alla lotta all'evasione fiscale, ma non è la chiave che risolve chiaramente l'evasione fiscale, perché l'evasione fiscale è un problema molto composito, molto complesso, che non si risolve solo con l'abolizione del denaro contante, però aiuta. Tanti piccoli aiuti poi fanno un aiutone, quindi se noi inneschiamo tutta una serie di meccanismi, allora possiamo incidere su un determinato problema. Ciò non toglie che l'abolizione delle banconote, più che del denaro contante, aiuta sicuramente sui professionisti per la lotta all'evasione fiscale. Ma noi siamo un paese, ad esempio, io sull'abolizione del denaro contante non pensavo neanche tanto al riciclaggio, perché o c'è o non c'è il riciclaggio, si fa lo stesso, perché una parte consistente dei 150 miliardi del fatturato delle mafie italiane chiaramente non gira tutto per contante, però ne gira una grossa quota. Parliamo per esempio di una delle mafie, l'Ndrangheta calabrese, la quale fa girare circa 22 miliardi di euro all'anno solo con lo spaccio e le sostanze stupefacenti. Circa la metà di questi soldi li fa girare estero su estero, ma l'altra metà li fa girare in contanti in Italia. Quindi abolendo il denaro contante, i presupposti ci sono, perché Report ha anche evidenziato che le infrastrutture tecnologiche per abolire la circolazione delle banconote oggi c'è. Facendo con una programmazione annuale, oggi abbiamo il limite dei 1000 euro, fra 6 mesi 500 euro, fra un anno zero, possono circolare solo le monetine, l'Italia è già pronta, sarebbe già pronta a questo tipo di passaggio, e sarebbe uno shock economico fortissimo sulla criminalità organizzata, le famose balene di cui parlava Musumeci prima. Perché è lì che bisogna andare ad incidere. Gli spacciatori come li incassano le dosi? Ci scambiamo le tessere telefoniche, ma 12 miliardi di tessere telefoniche mi sembra un problema gestire pure quelle. Non so se mi sono spiegato. L'Italia è un paese che fa girare, la corruzione costa 60 miliardi all'anno. Adesso non è che noi pensiamo che girano 60 miliardi all'anno di mazzette, non è questo il punto. Una parte però gira in mazzette. Le mazzette generalmente sono pure, variano, dai 1000 ai 20-30 mila euro. E sono distribuite talmente frequenti che poi fanno una cifra di alcune decine di miliardi all'anno. Allora, per far girare una mazzetta di 5 mila euro, riesco a mettere in piedi un'operazione estero su estero? Perché io riesco ugualmente a farla, utilizzando delle tecniche raffinate, ma per 5 o per 10 mila euro mi conviene fare un'operazione estero su estero attraverso un paradiso fiscale che tocchi magari la Svizzera o che tocchi Liechtenstein? Mi sembra, si pianta un paletto che impedisce e crea uno shock, che è quello shock che noi abbiamo bisogno in Italia per rimettere in piedi dal punto di vista economico tante strutture che ci sono. Volevo dire. E per non parlare, potrei fare decine di esempi in questo senso. Generalmente l'unica obiezione che arriva sull'abolizione del denaro contante è il discorso della libertà. Ma quello lì è un non problema, perché se noi facciamo circolare il denaro solo con la cosiddetta moneta di plastica, noi non limitiamo a nessuno di spendere i soldi come e quando vuole, anche perché poi dopo
se si dovrebbe far ricorso a quello che sono i borsellini elettronici. A nessuno verrebbe privato, ad esempio, di dare 50 euro a Gian Nicolacione per simpatia piuttosto che per una prestazione sessuale. Magari però se è una prestazione sessuale, se Gian Nicolacione lo fa per mestiere, magari sarebbe pure giusto che ci pagasse le tasse, no? Voi cosa ne pensate? Sì, sarebbe interessante, la cosa è anche suggestiva. Ti ringrazio Marco e passo la parola a Jonathan Pacor. Sì, buonasera a tutti. Io su questi temi, l'abolizione della moneta, penso che anche cercando di eliminarla completamente, come è stato proposto qui, la cosa non funzionerebbe, semplicemente perché se c'è domanda di moneta, se c'è domanda di qualcosa con cui eseguire le transazioni, allora il mercato dà di sicuro una risposta. Musumeci ha fatto l'esempio delle carte telefoniche, però immagino che se aboliamo l'euro in Italia, dobbiamo abolire anche in tutto il resto d'Europa, perché venga ritirato completamente dalle banche italiane. L'euro continuerebbe a circolare in tutti gli altri paesi d'Europa e circolerebbe anche in Italia, perché le frontiere sono ancora aperte. Chi vuole usare delle banconote avrebbe gli euro che arrivano dall'estero. Se si abolisce l'euro dappertutto, arriva il dollaro. Se si abolisce anche il dollaro, arriva l'oro. Ci sono sempre dei beni che possono fare da valore per gli scambi. E sul fatto che potrebbe utilizzare la moneta elettronica, che non alcune persone hanno avuto l'esperienza di vedersi bloccato il conto in banca. Questo è un problema. Oggi chi è fallito non ha nessun prestito dalle banche. In caso in cui la banca chiudesse una linea di credito ad una persona, questo qua non potrebbe usare né le linee di credito e neanche il contante. Si troverebbe a non poter fare nessuna transazione, si troverebbe a dover chiedere non solo i soldi a qualcuno, ma addirittura i codici, le password della moneta di plastica, diciamo, oppure di farsi fare tutti gli acquisti da qualcun altro. Anche questo è un problema, per me è una situazione che si verificherebbe, perché chi può fare degli acquisti se ha debiti e se la banca gli chiude la linea di credito. Poi vorrei passare al tema dell'evasione. L'evasione è di certo un problema di legalità e di certo un problema di anche di equità in un certo senso. Però la trasmissione Report poneva il discorso dell'evasione anche come un discorso di macroeconomia per risolvere i problemi delle finanze dello Stato. Per me bisogna fare un'analisi macroeconomica per un problema macroeconomico, non si può fare un'analisi di legalità per risolvere un problema macroeconomico. La lotta all'evasione è una lotta che porta a depressione, perché l'evasore può fare due cose. Sono due le possibilità: o può scaricare i maggiori costi derivanti dal pagare le tasse sui suoi clienti, oppure non lo può fare. Se lo può fare, il classico caso della signora, dell'idraulico che va dalla signora e gli dice 100 euro senza le tasse e 150 con la fattura, no? Allora vediamo che per la signora che paga l'idraulico, il bene acquistato, il servizio acquistato, ha un prezzo del 50% superiore. Se tutta l'evasione fosse di questo tipo, e parliamo di circa un 7-8% del PIL, inteso non come quantità di PIL evaso, ma come quantità di tasse non pagate, abbiamo che il potere d'acquisto delle persone diminuisce del 7-8%, quindi abbiamo un impoverimento dell'Italia con lotta all'evasione pari all'8%. Se invece l'operatore non può scaricare i costi sul suo cliente, allora abbiamo per lui dei maggiori costi, abbiamo che tante aziende chiudono, abbiamo che tante persone diventano disoccupate, abbiamo che
l'economia retrocede. Una parte di questi soldi andrebbero allo Stato, e quindi la lotta all'evasione in cosa diventa? Come discorso economico, ripeto, non come discorso di giustizia o di legalità, diventa un passaggio di maggiori risorse dai cittadini allo Stato, ma lo Stato non è che lo Stato siamo noi, sì, tutti. Che però riversa di nuovo sui cittadini, perché poi lo Stato spende. Cioè, il problema secondo me non è questo qua. Cioè, un po', se facciamo un ragionamento di distribuzione del reddito, sono d'accordo con te. Ma se lo Stato tassa di più, però impoverisce certi cittadini, però ne arricchisce degli altri, perché poi te lo restituisce, perché lo Stato spende. Le tasse arricchisce quelli che le tasse le intascano. Quindi diciamo, questo qui arricchisce. Non voglio interromperti, ma forse questo qui c'entra, sì, no, diciamo, cerchiamo un po' di meno col discorso. No, ma comunque sia, dopo adesso facciamo un altro giro di opinioni. C'è chi lavora, guadagna e paga le tasse, e arricchisce invece chi le tasse le intasca e le distribuisce. Il problema è la distribuzione del reddito, ma non l'abolizione delle banconote. Allora, sì, ragazzi, io volevo ti ringrazio, Jonathan. Volevo passare appunto a parlare dell'altro argomento, cioè sotto argomento, poi sempre 5 minuti, e se siete sintetici anche inserire ulteriori, diciamo, repliche a quanto detto. A me sembrava importante prendere anche in esame il problema comportamentale italiano, psicologico, se così vogliamo dire. Direi che è sostanziale per l'analisi di una ipotetica fattibilità. Proviamo a formulare, diciamo, delle soluzioni ad alcuni problemi che ritengo che potrebbero esserci. L'Italia è cronologicamente solo da qualche decennio distante da un sistema economico, soprattutto nell'economia locale e rurale, a forte monetarizzazione, dove il cartaceo ha ancora una grossa prevalenza. Poi ci stanno comunque sia cittadini che non hanno un conto bancario, c'è la necessità che in qualche modo molte persone hanno, e che per questo in qualche modo va presa in considerazione come fenomeno anche di una gratificazione psicologica tattile nel maneggiare il denaro. Il problema dell'età media, purtroppo, di una grossa fetta della popolazione. E una suggestione che volevo lanciare così: secondo voi questa cosa non potrebbe poi far risorgere, non che sia un male, per carità, il baratto, cioè lo scambio di oggetti? Ricominciamo il giro come eravamo partiti prima, eravamo partiti, se non sbaglio, da Paolo Musumeci. A te, Paolo Musumeci. Allora, un inciso: il riciclaggio è anche fare delle operazioni finte proprio per far risultare che dei denari hanno una giustificazione economica, quindi si creano imprese false, si fanno fatture false, alla quale poi si attacca del denaro e si fa circolare in qualche maniera. Quindi poi questo, che sia contante o non sia contante, poi di fatto viene fuori, si creano poi dei gruppi finanziari e si va anche poi a incidere negativamente su quella che è la concorrenza. Tipicamente queste lavanderie poi sono anche supermercati, casinò o cose del genere. Così, per concludere una parte. Scusa Paolo, ti posso fare una domanda? Allora, prego. Proprio su questo discorso qua del supermercato, no? Le grosse lavanderie, ad esempio in Calabria abbiamo i grossi centri commerciali, dove tutti sanno che poi nello scantinato ci sono dei registratori di cassa che continuano a far girare scontrini fasulli. Conviene addirittura pagare l'IVA e le tasse su quei soldi, perché ci sono le consorterie criminali che hanno proprio i sacchi di denaro contante, che sono quelli che derivano dallo spaccio, e con l'abolizione del denaro come fai? Cioè, mica puoi fare un assegno, capito? Cioè, è proprio lì che si incide, anche su quel tipo di riciclaggio, viene completamente questo tipo di riciclaggio qua, è uno dei tanti canali di riciclaggio, con l'abolizione delle banconote viene completamente spazzato via. No? Beh, insomma, io posso comprare il fumo e di fatto pagare una prestazione di un massaggio, che è una cosa perfettamente legale. Benissimo, però il problema è che spacciatori, tu non hai centinaia di migliaia di spacciatori, tu hai su una piazza che serve, comunque, che ne so, una città,
No, parli solo della droga, no. Il provvizionismo. Quanti massaggi, si devono fare poi dopo queste qua, voglio dire, capito? Basta legalizzare e già risolto il problema senza senza abolirlo, certo, ci sono altre cose, per carità. Quello lì. Però ripeto, le prestazioni false inventi quanto te ne pare, non ci vuole nulla, prendi dei vecchietti, li apri la partita IVA e li fai fare cosa li pare, uno, mille, che ci vuole, nel senso, non è quello il punto. Non si risolve in questo modo, con un altro proibizionismo, i problemi della criminalità. Secondo me rimane una tendenza a voler poi in qualche modo spostare verso i sistemi finanziari questo, perché poi con il moltiplicatore eccetera va anche a, in un certo senso a far bene a una certa economia, ma non risolverai il problema della droga, non risolverai queste cose qui. La suggestione invece di Gianni è quella del baratto. Ora certamente il baratto nelle forme in cui lo pensiamo, quindi quello che era anche 1000 anni fa, 2000 anni fa o anche prima, certamente abbastanza improponibile data la complessità della società dove viviamo adesso, ma vi sono già delle forme alternative di baratto, sono dei gruppi di aziende stesse che si uniscono, mettono tutto virtualmente in un paniere, quindi si scambiano bene i servizi e a fine periodo di fatto quanto uno ha preso di servizi e beni, quanto uno ha dato e paga esclusivamente la differenza. Quindi un sistema regolamentato che non c'è niente di illegale, anzi è tutta la luce del giorno, di fatto una sorta di moneta elettronica virtuale, ma si rischia che con sistemi proibizionisti vengano anche poi proibite queste cose, che invece sono simpatiche, perché oggi il problema della crisi è dovuto anche al sistema bancario che non funziona e non sta facendo il suo mestiere. Si riparava di redistribuzione, sono d'accordo con Jonathan il discorso che ha fatto di impostazione proprio macroeconomica, e a chi si ridanno questi soldi? Si ridanno, si sta facendo anche oggi una rincorsa per pagare gli interessi, e quindi c'è un impoverimento di chi è lì che lavora per poi pagare gli interessi a rentier, siamo ritornati forse in questo tipo di società, quindi secondo me può essere una mossa utile, ma non è uno, non toglie la criminalità, perché comunque ci saranno sempre altre forme, si creeranno altri sistemi, va fatta eventualmente a livello globale, perché come vale per la droga, se si fa la legalizzazione in Italia ma non si fa in Europa, si fa magari in altri paesi, di fatto non aiuta il sistema della criminalità internazionale. Quindi una proposta spuria così rimane quel che c'è, ci abbiamo sempre i dollari, per quanto possano valere adesso, ma avremo sempre comunque alla fine delle forme, la gente si attrezza e sarà la lotta al proibizionismo come quella degli anni 20, ci avremo l'Al Capone del denaro in qualche maniera che viene importato, perché a quel punto si dovrà proibire anche di portare denaro. Ok, grazie Paolo. Volevo passare la parola a Nicola Magaletti. Sì, giusto qualche commento su ciò che diceva Jonathan Pacor. Giustamente diceva, i falliti cosa fanno senza denaro, no? Oppure i conti bloccati. E per questo motivo, che io consigliavo di avere una visione organica, non parliamo solo di abolizione del denaro, ma di tutto ciò che dovrebbe cambiare affinché ciò sia possibile. Infatti la cosa che indicavo era un conto corrente di identità per le persone fisiche, così come un conto corrente unico per le persone giuridiche. Il fallito sarà fallito come impresa giuridica, non come persona, che chiaramente non può fallire, no? E chiaramente con questi conti di identità, che ogni persona dovrebbe avere, superiamo anche l'obiezione, ciò che proponeva Gianni Colaccione quando parlava del problema comportamentale cittadini senza conto bancario, no? No, nel documento unico di identità che proporrei, in quel documento ci dovrebbe essere, come pian piano sicuramente avverrà,
dovrà esserci il codice fiscale, la tessera sanitaria e anche il proprio conto patente e anche il proprio conto corrente bancario, per cui tutti i cittadini lo avranno. Quindi abolendo il denaro, indubbiamente ogni cittadino lo avrà di default il suo conto corrente, che sia le Poste, che sia in una Banca d'Italia, che visto non è più l'istituto di emissioni, gli ridiamo un ruolo, che ruolo, cioè voglio dire, cioè quindi la persona fisica dalla propria attività dovrebbe essere assolutamente separata. E... Posso fare una domanda? Certo. Che non ho letto il libro e quindi ma eventualmente chi ha dei debiti, quindi diciamo verso lo Stato, verso i privati, è possibile andargli a togliere direttamente i soldi in questi conti correnti in automatico? Assolutamente no, cioè assolutamente no. Cioè, infatti quando Colaccione cioè, parlava del cioè, sarebbe la prostituzione, cioè piuttosto cioè, per abolire il denaro la società si dovrebbe liberalizzare in qualche modo. Cioè che la prostituta sia pagata con moneta elettronica sotto la voce massaggi, a me sta bene. Tra l'altro la privacy dovrebbe essere assolutamente garantita, cioè un sistema cioè, di questo tipo, cioè nessuno potrebbe andare ad indagare cosa fai del denaro. Cioè anche il padre cioè, che rifornisce il borsellino elettronico del figlio, dove chiaramente questa transazione all'interno di uno stato di famiglia non verrebbe pagata, no? Non dovrebbe poter in alcun modo cioè, vedere come il figlio spende, cioè entrare diciamo, in quella che è la spesa che il figlio potrebbe fare con questo borsellino elettronico. La privacy è assolutamente cioè, garantita. Ma vi dirò di più, per far questo, prima Marchese parlava della droga, no? Sono delle cose che vanno insieme, cioè la nostra società si deve liberalizzare cioè, affinché sia possibile adottare il denaro contante. Liberalizzare la droga è funzionale diciamo, all'adozione del denaro contante. E se vogliamo, se crediamo, almeno come io credo, che il denaro contante vada abolito, dobbiamo credere anche cioè, che ci sia una legalizzazione della droga. E non dico un qualcosa di fuori dal mondo, no? Cioè, perché sappiamo che proprio quest'anno la Global Commission, cioè, dove faceva parte, ci faceva parte un Kenan, per parlarne di uno famoso, ma ce n'erano tanti altri, che per una vita ha combattuto la droga, ha ammesso che effettivamente le politiche proibizioniste cioè, hanno fallito, no? Cioè, per cui la liberalizzazione della o legalizzazione della prostituzione, cioè del consumo delle droghe, così possiamo dire un po' di tutto, è funzionale la questione del denaro contante. Noi dobbiamo arrivare a una società più libera. Cioè diceva giustamente Marchese, il discorso della libertà, no? Cioè è fondamentale. Io quando 20 anni fa incominciai a parlare di abolizione del denaro, il primo problema che mi posi era chiaramente quella, no? Cioè il grande fratello, il terzo occhio, e ci ho riflettuto molto perché era veramente la domanda più importante, cioè siamo tutti controllati. Ebbene, io questa obiezione l'ho superata, cioè nel senso che noi oggi siamo controllati. Oggi un responsabile di una carta di credito, funzionario bancario, di me sa tutto, cioè di voi sa tutto. Infatti Nicola, ti interrompo un attimo per farti una domanda che viene dalla chat, proprio da Stefano Russo, e ti chiede chi gestirebbe il denaro elettronico, le banche o lo Stato? Allora, per ciò che mi riguarda, io questa il consiglio che do anche perché io vado molto oltre il denaro contante, cioè io ritengo diciamo di aver dato una risposta prendetemi per ciò che mi volete prendere a una soluzione proprio della crisi finanziaria, cioè risposta fra l'altro ancora del tutto inedita che io non ho sentito e sto presentando un libro, la Fiera del Libro di Torino così come tante altre manifestazioni per proporre cioè questa mia soluzione. La domanda che faceva Stefano era chi lo dovrebbe controllare. A mio avviso assolutamente lo Stato, cioè nel senso che per me le banche dovrebbero cambiare ruolo. Il conto corrente unico di identità lo potrebbe tenere una posta, per dire, gli uffici postali che man mano
diciamo, con l'adozione di questi sistemi di pagamenti perderebbero il loro ruolo, no? O comunque una banca d'Italia, oppure le banche che avrebbero sicuramente, farebbero meno raccolta, ma di più, nel momento in cui lo facesse lo Stato, cioè tenesse questi conti, di fatto farebbe anche una raccolta enorme. Perché oggi le banche fanno raccolta non tanto sui grandi patrimoni che normalmente vengono investiti in maniera diversa, lo fa sui milioni di conti correnti, dove fra l'altro danno interessi modestissimi. Bene, nel momento in cui lo Stato cioè gestisse praticamente i conti correnti unici di identità, cioè bene, automaticamente farebbe raccolta, paradossalmente anche avrebbe meno bisogno, cioè, di mettere bot, no? Cioè, perché questa liquidità, cioè, farebbe automaticamente raccolta. Quindi grazie Nicola, ti interrompo per i 5 minuti, che se no non gliela facciamo, e devo passare la parola a Marco. Poi lo seguiamo nel prossimo giro, se riusciamo a starci. Vai Marco. Certo, allora io volevo un po', sono molto d'accordo con quello che dice Magaletti, ma non tanto sugli aspetti tecnici, perché poi dopo tu gli aspetti tecnici li studi e trovi la soluzione. Cioè oggi noi ci troviamo con una politica italiana dove tu fai una proposta e dici no, cioè il minimo che ti si dice è no, non si può fare. Non si può fare perché poi c'è questo, poi c'è quello, poi c'è la banca, poi c'è il controllo, poi c'è la privacy, poi c'è quell'altra cosa. E diciamo, di questo passo in Italia noi non possiamo fare nulla, cioè non possiamo nemmeno discuterne. Questo, diciamo, è il problema maggiore, lo scoglio che ci troviamo prima di tutto davanti. Io invece cioè, vorrei un po' andare alla radice del problema, no? E dico, quando c'è un gruppo di persone, una persona che mette sul piatto una proposta, allora bisogna ragionare costi e benefici. Cosa mi costa? Cosa mi porta come benefici? Cioè l'abolizione, attenzione, non del denaro contante, non l'abolizione del denaro. Io dico abolizione delle banconote, quindi lo strumento che è il soldo, quello che ti fa fare la transazione finanziaria, che può essere l'acquisto di un caffè o di una caramella, oppure l'acquisto della cosa più costosa e più complessa finanziaria, materiale o immateriale che esiste, voglio dire, sulla faccia della terra, è semplicemente uno strumento. Noi dobbiamo cambiare lo strumento, e cambiando lo strumento, io sono molto d'accordo con Magaletti, perché possiamo trovare anche delle ulteriori e ottime soluzioni per cambiare anche parte importante del sistema. Ma se ragioniamo sempre col discorso e non si può fare, e perché c'è questo e perché c'è quello, noi non andremo mai avanti. Così come poi dopo così come poi succede alla maggior parte delle leggi in Parlamento, dove tu c'hai un gruppo di deputati, una forza politica, il singolo deputato che ti porta il bel carciofo lì, che è la proposta, e poi, siccome non si può fare, fogliolina dopo fogliolina, tu rimani soltanto con, con niente, insomma, in mano. E, per quanto riguarda proprio i sistemi, diciamo, a livello tecnico, no? Tu dici, ma noi se aboliamo la circolazione delle banconote in Italia, lo dobbiamo abolire nell'area euro, perché poi dopo abbiamo gli stranieri che ci portano queste satanasse di banconote, che cosa ce ne facciamo? Bene, agli stranieri gli diciamo che se portano le banconote, che siano euro, che siano dollari, che siano qualsiasi altra moneta, ci si possono pulire il culo, li devono mettere su una prepagata, punto, devono pagare con la carta, questo devono fare, punto, e non succede nient'altro, è così semplice da risolvere. Cioè, il sistema per fare in modo che le banconote vengano eliminate, si trova il sistema tecnico, si trovano anche le garanzie. Dobbiamo fare semplicemente il peso, costi e benefici. Cosa mi costa? Cosa mi può cambiare? Devo pensare pure al vecchietto novantenne che magari può avere delle difficoltà. E qual è il beneficio? Il beneficio che posso dare è che posso dare una mazzata alla criminalità organizzata, non la botta finale. Cioè, qui non dobbiamo ragionare con il film di Harry Potter, no, ora ti porto la pietra filosofale, non è questo il punto. L'abolizione delle banconote può essere una delle 100 chiavi di cui abbiamo necessità per battere la criminalità organizzata. Ma se diciamo sempre che non si può fare, e notando quella non è la pietra filosofale che ti batte le mafie, che ti batte la corruzione, che ti batte l'evasione fiscale, noi in questo maledetto paese di questo passo non riusciremo a fare mai niente. Grazie Marco, sintetico, se non hai altro da dire,
Io passo la parola allora a Jonathan Pacor. Ma sì, forse un po' mi ripeto, però penso che non sia con l'abolizione delle banconote che si riesca ad abolire la criminalità o anche ad darle una mattata. Non si può fare. Quando hanno messo in galera Al Capone per motivi fiscali, hanno messo in galera un criminale, non ha eliminato la criminalità organizzata né in America né in nessuna parte del mondo. Sì, questa, poi le situazioni comportamentali, in Italia è un problema perché non c'è proprio questa cultura di usare la carta di credito, si sta lentamente affermando sempre di più l'utilizzo del POS, questi strumenti di pagamento elettronici, però rispetto all'America, insomma, è raro che le persone vanno a mangiare una pizza e pagano con il POS o con la carta di credito. Per me resta sempre il problema che non è vero che le persone non possono fallire come persone. Chiunque può far debiti, chiunque può farne tanti in una quantità tale che la banca non lo considera più in grado di ripagarli, e chiunque quindi può vedersi bloccati i conti correnti o le linee di credito. E in una situazione simile una persona sarebbe finita e si trova a non dover a non poter comprare più niente di niente perché non ha altri strumenti, se a meno che poi non si usino davvero, come dicevamo prima, o le carte, le schede telefoniche, oppure l'oro, oppure le banconote estere. Questo per forza genererebbe un sistema di scambio basato su altre valute, su altre banconote, su altri oggetti di scambio. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è che si darebbe un grandissimo potere o alle banche, nel caso che le banche gestissero tutti questi conti personali come adesso, oppure allo Stato. Il fatto che lo Stato abbia tutto questo potere sulle nostre vite invece che le banche, per me non è che sia questo gran passo in avanti. Abbiamo visto che gli Stati sono anche capaci di fare del male. Non possiamo idealizzare lo Stato e poi sperare che ci siano sempre delle persone esemplari al governo. Abbiamo visto tragedie in tutto il mondo e in tutti i tempi. Adesso, idealizzare lo Stato per me è sempre un errore. Dire diamo tutti i depositi allo Stato, diamo tutti tutte le nostre capacità di spesa allo Stato. Siamo di fronte a uno Stato che non sa neanche dire quanti sono i soldati. Abbiamo cifre che vanno dai 35.000 ai 500.000 persone, uno Stato che non sa fare in maniera efficiente tantissime cose, è uno Stato che non ci dà la responsabilità di fare tante cose, nel senso che ci impedisce di bere quanto vogliamo prima. Non ti sento più, Jonathan. Pronto? Mi sa che è caduto, sì. Sì, però il sistema forse lo richiama automaticamente. Sì, vediamo se lo rimette in contatto, così ha la possibilità di concludere quello che stava dicendo. Allora. No. Va bene, nel frattempo per non lasciare... Sì, potremmo passare all'ultimo giro. Per non lasciare il silenzio, sì, o passiamo all'ultimo giro oppure sì. Non so chi vuol prendere la parola. Allora, io no, sì, possiamo parlare passare all'ultimo giro e poi Jonathan tornerà e gli daremo la parola nel suo ultimo giro, magari qualche minuto in più. Allora, io l'ultimo, diciamo, argomento che volevo prendere in esame di questo tema erano le compatibilità in termini tecnico-strumentali. Cioè, praticamente mi pare di aver capito che
il sistema bancario diventerebbe praticamente un esattore per lo Stato. Allora io mi chiedo, problemi che potrebbero essere, non so, di riservatezza dei dati, la gestione di essi in un paese dove ci si può vedere accesa un'ipoteca per il mancato pagamento di una multa, o anche poi però penso che potrebbe essere un aspetto positivo, perché le commissioni, le spese di commissioni bancarie dovrebbero in teoria scendere, perché se tutti quanti diventiamo clienti della banca potrebbero scendere. E poi un pochino, questo l'abbiamo anche parlato prima, si era sfiorata questa cosa, chi ha debiti con le banche potrebbe essere messo fuori da ogni transazione economica. Potrebbe essere questo il l'occasione per realizzare un nuovo sistema fiscale meno bizantino, un occhio anche alla piccola e media imprenditoria, spesso indebitata con le banche di questi tempi. E quindi io su questo ricomincerei il giro, ovviamente partendo da Paolo Musumeci. Sì, sono d'accordo con l'impostazione di Marchese, dire se non ne possiamo, se non si può fare mai, non ne parliamo e non si risolverà mai niente. Perfettamente d'accordo, e credo su altri forum siamo in una lotta, diciamo, proprio per questo motivo qua. Quindi sposo la filosofia. Sono perplesso su questa gestione qui, perché da quel che ho capito, che ha detto Nicola, queste sarebbero dei conti a parte gestiti dallo Stato in una maniera, vabbè, suppongo anche blindata. Se ricordate la carta d'identità, quella nuova, quando chiedevano le impronte digitali, tutto doveva finire in un server del Ministero degli Interni, ultra blindato, eccetera, eccetera. Ovviamente io non mi fidavo e quindi non ho fatto la carta d'identità nuova. Quindi mi preoccupa il discorso della raccolta, perché se questi soldi poi sono a disposizione dello Stato, noi viviamo in uno Stato che nel 92 si è permesso da un giorno all'altro di tassare quello che c'era nei conti correnti, il famoso Dini, sostenuto D'Amato. Anche dai radicali, che ha fatto una cosa che… È stato D'Amato. Cioè stato... Amato, sì, Amato, scusa, hai ragione. Quindi si è permesso di fare questo, andando anche contro la Costituzione, che tutela il risparmio. Quindi perché lo Stato non potrebbe rifare in futuro una cosa del genere? Salvo poi il discorso della multa, salvo il discorso della moglie che chiede gli alimenti, salvo tutta una serie di cose dalle quali sinceramente io credo che la gente voglia essere garantita, perché poi con questi denari ci si campa, altrimenti uno poi è fuori dal circuito e a quel punto lì sì che delinque, ma delinque col coltello alla gola per prendersi 4 mele al supermercato. Quindi diciamo, questa è una technicality che va pensata bene. Quindi pensiamo le technicality e poi proponiamo la soluzione che può forse aiutare. Quindi su questo qui ho veramente delle gravi perplessità. Sul discorso moneta, diciamo, il fatto che non l'abbia in gestione un sistema bancario, che di fatto è un aspirapolvere di risorse rispetto a quello che è il sistema, la struttura del lavoro, credo che, almeno dal punto di vista mio, non ci sono particolari problematiche. Però insomma bisogna vedere come vengono gestiti dallo Stato o quant'altro. Insomma, io, se poi c'è la possibilità di intervenire dopo, guarda, siamo in netto ritardo, già abbiamo una allora, allora rimango stretto, così perlomeno si parla tutti un po' più tranquilli. Va bene, d'accordo, grazie Paolo Musumeci. Nicola Magaletti. Sì, allora Paolo, io ho detestato Amato per quel suo prelievo del 6 per 1000 e mi auguro che nessuno metta più le mani nelle tasche degli italiani. Però ciò che noi stiamo ipotizzando, penso che anche Marchese sia abbastanza un po' su questa linea, no? Non agevolerà lo Stato. Infatti abbiamo visto che Amato cioè l'ha fatto, insomma, tanti anni fa, e lo potrebbe fare in qualsiasi momento, no? Io sono per meno Stato, paradossalmente. Ma fra l'altro, è bene che lo dica, sennò forse il discorso sembra slegato. Io oggi, dopo 20 anni che parlo di abolizione del denaro, parlo di un'altra cosa, di abolizione della finanza. Meriterebbe una trasmissione a parte. Cioè, per concentrarmi un po'
chiaramente lui diceva compatibilità tecnica, riservatezza, no? Per me in questo modo lo Stato, bravo, cioè lo Stato dovrebbe, cioè dovrebbe garantire la riservatezza più di quanto faccia oggi. Perché come stavo accennando prima, oggi un funzionario di banca ha dimesso tutto, un funzionario di carte di credito può saper tutto, a me sta sulle palle. Cioè, io voglio che questo non accada più, no? Cioè, però, come per il telefonino, cioè noi sappiamo che col telefonino è più facile comunicare, no? Però si può essere intercettati, ma non per questo ci dobbiamo privare del telefonino e tornare ai pizzini per comunicare tra noi, no? Se il sistema è più valido, l'usiamo e facciamo delle leggi che vietino le intercettazioni, perché io la privacy ci tengo, no? Nel momento in cui lo Stato, cioè con funzionari appositi che devono seguire dei comportamenti, cioè tengono il conto corrente, io voglio, cioè, che questi funzionari siano messi in condizioni di non saper niente su di me, no? Io voglio meno Stato, voglio più libertà, ritengo soltanto il sistema dell'abolizione del denaro, io sono anche per l'abolizione degli spiccioli, perché oggi si può fare, cioè, ritengo che ci possano garantire di più, però dobbiamo cercare di capire cos'è questo denaro, no? Fino ad oggi il denaro è stato portavalore nel tempo e nello spazio, come diceva Samuelson, è unità di conto. Io ho cercato di immaginare una nuova definizione del denaro, no? In linea con ciò che professo, e a mio avviso, cioè, se è vero che dovrebbe diminuire le transazioni illecite, perché per abolirle totalmente, poi vedremo cosa dobbiamo fare, ci sarebbe tanto da fare, ma è qualcosa veramente molto entusiasmante, no? Cioè, il denaro lo possiamo ridefinire, io azzardo, diciamo, questa definizione, come utilità che una persona fisica o giuridica arreca alla società. Cioè, noi supereremmo anche quella contraddizione che sta alla base del nostro sistema, no? Cioè, dove consideriamo il diavolo farina, cioè il denaro farina del diavolo, tutti agognano a questo, cioè tutti lo desiderano, anche la Chiesa, no? Cioè, bene, in questo caso del ricco sarebbe il regno dei cieli, no? Cioè, se la mia definizione chiaramente rimarrebbe l'unità di conto e poi il controvalore dell'utilità che una persona fisica o giuridica arreca, e torneremmo a quel concetto, se vogliamo, un po' calvinista, no? Cioè del denaro, quindi non cattolico ma calvinista, che sembra che sia la base della società capitalistica, con tutto ciò che poi ha comportato, no? Questa stupenda rivoluzione, che ci ha portato a un certo stato di benessere, messo in crisi da cosa? Dalla finanziarizzazione dell'economia, però entriamo, forse andiamo fuori tema, cioè, e quindi non possiamo toccarlo in questo momento, però cosa che io farei molto volentieri, perché la cosa che non c'ero è l'abolizione della finanza, non intesa come strumento che porta delle risorse ad attività produttive, no, ma intesa come credito e debito, in questo senso. Nicola, su di questo argomento e anche di altro possiamo fare, io penso su di questo tema economico possiamo fare anche, sicuramente faremo altre puntate e potrei essere il nostro ospite e illustrarci quest'altro aspetto. Io ti ho interrotto perché stiamo veramente in un ritardo mostruoso, devo dare l'ultima. Dico soltanto una cosa, che sì, l'argomento è talmente ampio che se non si affronta in maniera organica, in effetti non si superano le obiezioni e non c'è una visione chiara, cioè, di come affacciarci a una società che io vedo veramente luminosa. Secondo me stiamo attraversando veramente un periodo fantastico al quale affacceremo. Cercheremo di compensare con un altro appuntamento. Intanto do la parola a Marco, credo sì, a chiusura, perché Jonathan non lo vedo più in linea, qualora tornasse in linea gli darò la parola, se no chiuderei con Marco. È un peccato, sì, purtroppo è caduto, sì. E evidentemente dalla regia sicuramente si saranno adoperati per richiamarlo, ma evidentemente i problemi soliti del digital divide. E allora, dice, io sarò sintetico e dirò, questa trasmissione è stata assolutamente positiva, perché non è, diciamo, scivolata sul piano tanto ideologico. Mi pare che la discussione si sia spostata molto sul piano tecnico, e questo qui è positivo, perché significa che ci sono i margini per poter parlare di un argomento importante come questo, perché poi forse le maggiori difficoltà sono proprio questi tecnici.
Noi in Italia non abbiamo ad esempio una buona pratica nella formazione delle leggi, che è qualcosa che a me piacerebbe e ci ha insegnato, se non sbaglio, l'Islanda, che è quello della pubblica consultazione, per esempio. Cioè, se noi le leggi, o perlomeno le leggi più importanti, avessimo la possibilità di metterle in pubblica consultazione, però ci sono alcuni enti in Italia che lo fanno, ad esempio l'ISVAP, che è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private, quando tira fuori un regolamento, cioè per norma di legge, i nuovi regolamenti ISVAP vengono messi per 30 giorni in pubblica consultazione, vengono raccolti da parte di tutti queste cose, poi dopo vengono elaborate, eccetera, eccetera. Forse la chiave per affrontare un problema così importante e anche così delicato come l'abolizione delle banconote potrebbe essere quello di una legge propedeutica alla formazione di una legge che andrebbe ad abolire la circolazione delle banconote. Poi noi facciamo tutti questi ragionamenti e dopo domani mattina arriva il signor Monti e ci dice: scusate, addio banconote fra 2 mesi, forse poi alla fine finirà così. E forse ma lui le dà le banche, poi lì il discorso è complesso e ci possiamo costruire una bella trasmissione anche su questo. Però forse l'idea di lanciare un'iniziativa propedeutica a queste, a future altre, che è quella della pubblica consultazione per discutere questi grandi temi, potrebbe essere proprio la chiave per arrivarci. I problemi, secondo me, per l'abolizione delle banconote sono puramente di tipo tecnico. Con la tecnologia che abbiamo oggi si riescono a superare. L'ultimo in ordine di tempo, e poi vi dirò proprio una cosa sulle degenerazioni, perché ogni cosa ha la sua degenerazione, no? Cioè, se noi domani mattina abolissimo la circolazione delle banconote, ci sarebbero delle degenerazioni che adesso io non posso immaginare, che nessuno può immaginare se non ci troviamo in quella situazione, no? Parliamo ad esempio della degenerazione, di una delle tante degenerazioni del denaro contante, no? Non lo so, prendete Berlusconi, che diciamo il contante, i soldi gli escono dalle orecchie, no? Cioè, questo qui che uso ha fatto del proprio denaro contante, per esempio, su tutta quanta la storia che adesso ha processo del Bunga Bunga, per esempio, no? Cioè, le prostitute. Ora è burlesque, cioè, capito? Cioè, la prestazione sessuale è diventata una prova di carnevale profumatamente pagata, botte da 5.000 euro probabilmente, e adesso i soldi glieli dà perché dice: ma quei magistrati brutti e cattivi, quella povera ragazza, per venire a fare un po' il burlesque a casa mia, le hanno rovinate. Sicuramente con l'abolizione del denaro contante, comprese le monetine, lasciando soltanto le monetine, creerà delle nuove degenerazioni. Ripeto, io mi piacerebbe avere dei partiti e un sistema politico italiano che molto pragmaticamente mettesse proprio quel concetto che dicevo prima sulla bilancia le proposte e le pesasse costi e benefici, e magari aggiungendoci vicino la pubblica consultazione saremmo tutti un po' più felici e contenti. Io, se non ci sono domande da parte di Gianni, per parte mia chiudo, mi corre l'obbligo di ringraziare un quarto d'ora di ritardo. Nicola. Ah, benissimo, allora mi taccio subito. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà su internet. Ok, ringrazio infatti tutti quanti i nostri ospiti, li rimando ovviamente alla registrazione di queste trasmissioni, che saranno ovviamente poi divise, le trasmissioni della diretta verranno divise e messe su YouTube, sarete di nuovo nostri ospiti se vorrete, grazie ancora e vi lascio alla trasmissione La tavola con la sociologia, condotta da Giancarlo Calciolari. Grazie ancora. Ciao a tutti, ciao, buona serata.